Ciao a tutti di Boys, siamo qui col soldato Ryan e Alberto Lello Tocanne, Topoto regionale di Verona e il suo fantastico PowerPoint sulla lista del fantastico mazzo Flanderiz. Ciao Lello, parlaci pure. Ciao a tutti, per una volta ho deciso di fare una profile in-depth del mio Flander, alla quale sono arrivato ottavo, rubando incredibilmente un'altra top regionale da 200 persone. E questa è la prima slide, vedete il mazzo del Flanderiz. 40 carte di consistenza pure. Consistency. Seconda slide. Questa è una sample list di Flander che ho preso da ChatGPT, in cui mi viene consigliato di giocare 3 pair di Flanderiz, non mi viene specificato quale, e poi un botto di carte Salaman Great, Link per andare a fare OTK a caso con i Salaman Great. Vi do alcuni consigli di questa sample list sbagliata. Allora, sicuramente è meglio di quella di Alex Favaro, partiamo da questo presupposto. Se nel mondo esistesse un po' di bene, Lello. Non giocate 1 for 1 perché ve lo consiglierà solo Sabini perché non ha matchup. E se avete spazio, giocate Statua, che è una gran carta. E ricordatevi che nel dubbio un paio di carte Salaman Great non fanno mai male in nessun mazzo. Poi, queste sono le mosse principali del mazzo per vincere, non come qui c'è scritto nel 2021, ma sempre. Voi fate step 1, Norma Robina. Avete vinto, basta. Perché dovreste giocare Flanderiz? Perché ha il best deck. Perché gioca Harpies. Perché sì, basta, Sì, non ci sono altri motivi ma validi per Lello, abbiamo una farlo. domanda. La shifter? No, Domanda alla abbiamo una shifter. domanda, Lello, ma per fare questa top 8, quante ore su DB hai giocato? Io? Abbastanza. Abbastanza, il numero giusto. Quantifica, Ci ma sono, ci sai. sono. Negli shootout finali ci sarà per Sì. tutti, per tutti. Allora, il mio main deck era composto di 3 shifter, che vabbè. Non c'è motivo di non giocarlo. 3 robine, 3 eagle, una stria, 2 tucani, perché giocare meno di 2 tucani mi sentirei sempre meglio averne 3, però uno sono io e 2 ce l'ho nel mazzo. 2 Hempen, un Raiza, un Aviano Celentano, che vabbè è la carta più forte del mazzo, non si può fare niente, come visto c'è specificato che è il best. Per le spell, 3 mappe, 3 advent, un Explorer Dwinds, 3 prosperity, ti prego Konami non bannarla. 3 duality, terraforming, uno Swallow Scoury per avere un po' di versatilità oltre alle 3 Quickspell per doggiare Perma, Veiler, così. Una Talents, lo scopo era rubare a Collusa, non è mai successo, ho solo guardato mani. 2 Trust, carta Gad specificato, e un Dark Ruler No More, che vabbè, quando lo scopo nel mio main deck c'era una Riverrit a caso, perché è stata limitata a uno, di Danilo. Una Dreaming Town, che è la carta più forte del mazzo, 2 Imelly per andare secondo, e un Artist Featherstorm solo sotto prescrizione medica perché crea dipendenza. E un piccolo reminder della combo del mazzo, che è girare la trappola e vincere la partita. Queste sono le combo del mazzo. Combos. Questa è la più forte di tutte, praticamente la girate, vincete la partita, non serve fare altro. Questa è la combo principale del mazzo, abbastanza esplicativa, in cui voi girate la trappola per evocare Raiza dopo che avete già tirato Storm, ve la rincimate di Raiza, e c'è anche la possibilità di farlo con Shifter. Poi nel tuo turno ti ricicli la trappola e inizi a fare questa cosa all'infinito per vincere la partita. E dopo Interessante. voi appunto l'Izanagi, niente di più, niente di meno. E qui una piccola dedica, che è: il miserabile è colui che si consola con le disgrazie degli altri, che non è una frase di Alfonso Castellano, ma è la classica frase di qualsiasi giocatore di Yu-Gi-Oh! Che è appena stato Raiza luppato. Ci sono 2 Zeus, una Downer, un Nightingale, un Summoning Una Trust e un Typhoon, un Francesco Totti, Reisenhardt. che per chi non l'avesse riconosciuto è Axis. E poi per il Link Climbing c'è un Link Uribur, un Relinquish d'Anima, che se il vostro avversario giocasse male diventa abbandono, una Zalea, un Dark, un Nightmare Unicorn, una Selene e una Goddess, nel caso trovaste mazzi esotici. Là c'è una goddess. La quindicesima, che è la menzione d'onore, SP, fatela a caso. In Flander nessuno capirà cosa state facendo quando la evocate, ma Hempen vi ricorda anche che i Link fanno cagare, smettetela di farli sotto Hempen. Credo di aver vinto almeno 3-4 game perché della gente ha provato ad autarmi Hempen con dei Link. Niente, no, non si può fare, evitatelo di fare. Poi il deck di lato, che è il side deck, sono 3 Ash Blossom, 2 Ghost Bell e Felice Maniero, un amico, salutiamo, Papa un Francesco Corvo anche, di Dio. salutiamolo.
Grande di Boys. Due Cosmic Cyclone vietati da un Monte dei Schiera Speed 2, vi prego, vietati. Sono nostalgici quelli però. Due Gravekeeper Inscription, un Duck di Ruler in secondo, per non andare secondo contro Snake Eye. Una Lightning Storm che non era uno spolverino, avrei voluto giocare spolverino, ma Storm funzionava meglio per fare anche dare ai Jackie volendo. Diciamo che ho basato la mia lista su quanto scarsi potessero essere i miei avversari. Una Called by the Police e altre due Arpi Featherstorm con un altro piccolo reminder che quando girate quella carta vincete la partita, non serve fare altro. Menzioni d'onore. Volevo menzionare tutte le Ash Blossom che mi sono preso, che mi hanno dato una mano a triggerare. No, Lello. Se tre arpi se Ok, faccio il posta, reminder posta, posta. come vinco la partita perché tanto è inutile che mi neghi, l'ho sempre Hempen in mano. Il formato che è solo di link e rituali che non alzano Hempen, quindi volevo ringraziare il formato Yu-Gi-Oh! Arpi Featherstorm per essere salita a G3 all'ultimo round, se no avevo palesemente perso. SP per avermi fatto pareggiare con Orcus e il Bon Vez che non so chi fosse che mi ha shoppato il buono che mi ha pagato l'europeo, gentilissimo. Gli shoutout, gli tiri fuori. Allora, Lautaro Martinez, perché di tiri fuori è diventato un professionista ultimamente. Bioactive System, che è il nostro sponsor, che ci fa i Ferrari. I Tom terroni Cat, che le anche. carte arrivano il giorno dopo. Questa volta non ringrazierò Simone Giannino per la prima volta nella mia vita, perché voleva farmi giocare i mazzifuoco, ma io evoco solo Itleo, non evoco altri fuochi. Barzan per tutti i punti che mi ha regalato su DB facendomi testare Flandre, che è un bye, non si sa come abbia vinto sto regionale, però vabbè, Povero Bai. succede. Zimo che per la prima volta ha capito qual è l'unico mazzo decente ed è diventato effettivamente il vincitore del regio anche lui. Tutti i D-Boys che mi hanno fatto capire che non so giocare nessun altro mazzo di Yu-Gi-Oh! Eccetto Flanderese. E la mia ragazza per non esistere, così gioco a figurine senza preoccupazioni, senza Oh, là. problemi. Andava detto. La fissa. Ultimo ringraziamento. Niente, non l'avete letto, ma almeno abbiamo ritrovato il pallone di Lautaro. Niente, non c'è una degna conclusione a questa No, cosa. Vuoi dire qualcosa, Lello? non ho sentito, non si sente niente. Non si sente niente. Vuoi dire qualcosa? No, sì, che dovete giocare, dovete testare un botto su DB perché sennò non riuscite a. Io ho giocato tanto, non riuscite a performare i tornei. Mi raccomando, comprate i mazzifuoco, spendete 1.000 euro che perdete da uno stronzo che vi gira Arpi Featherstorm. E niente, se volete un altro piccolo reminder, a posto. Questo A è l'unico posto. modo che ha questo mazzo di vincere. Se nel mondo ci fosse un po' di bene. Se nel mondo ci fosse un po' di bene e tutti si volesse come fratelli, probabilmente non vi girerei Apis, però non è il caso. E niente, è stato un bel torneo, ho fatto 6-1-1, ho perso da Centurion, pareggiato da Orcus, ho vinto contro tutti i mazzi più forti del formato, però questa è la mia vita, mi devo accontentare. E niente. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao, Ciao, Lello. ciao, Ciao, ciao. Lello.